rimetter sin da adesso, l'abbacchio dentro al forno. Ho messo la maglietta tua di lana, ciao ciao, ciao mamma, ciao ciao, ciao mamma, ciao ciao. Il commissario tecnico mi chiama, ciao ciao, ciao mamma, vedrai che vincerò. Ciao mamma. In collaborazione con Daga, serramenti per passione. Se non fosse perché le piante hanno già quel verde che preannuncia l'arrivo dell'estate, oggi si direbbe che è una tipica giornata di novembre, a nebbia, poi queste gocciarelline che cadono, mi viene in mente questa poesia, la nebbia gli erticolli sale e sotto il maestrale urla e biancheggia il mar. Signore e signori, oggi lezione di italiano. Abbiamo qui la nostra allieva Sabrina Dolci, oggi No, Sabrina, perché? Come con i messaggi? Così? Con i messaggi? Perché? Buongiorno, va bene, buongiorno. Perché? Buongiorno. Hai sentito? Ma che cosa hai fatto, Sabrina? Sono senza voce. Sono senza voce, adesso fai un po' di gorgheggi, vedrai che ti torna. Proviamo. Sai che ci sono questi meccanismi per cui tu respiri un po' d'elio? L'hai mai provato? Sì. Sempre uguale, e ti rimane questa voce così. Vabbè, allora, no, certo che per una cantante che questa mattina avrà... Cancelliamo lo show! No, si fa così, insomma. L'ha fatto Morandi e Baglioni. Lo puoi fare anche tu stamattina, dovevi cantarci dal vivo qualcosa, però so che ti verrà in aiuto più tardi. Un mio grandissimo amico collaboratore. Ci sarà una sorpresa, dai, lo svegliamo dopo. Vedi che ti sta tornando. Mi sto provando a sforzare. No, non devi arrivare sulle tonalità. Sabrina Dolci, nonché cantante dei Monelli, nonché cantante quest'oggi, perché, insomma, questo è Ciao Mamma, buon inizio settimana, buon 4 aprile e oggi ci farai da mangiare. Proviamo, almeno quello. No, stavo guardando sulla tua... Perché nella tua pagina Facebook c'è scritto Banshee? Banshee è il nome di un serial televisivo? È il nome di una città? Discende dalla tradizione scozzese e irlandese. Le Banshee erano degli spiriti che cantavano e accompagnavano i morti fondamentalmente nell'aldilà. Però lo facevano cantando, cioè si chiamavano Banshee proprio perché... facevano questi canti, diciamo, ricorrenti. Cioè, e quindi da lì... sei un po' funerea questa mezz'ora. No, funerea no, però era una cosa di tradizione, insomma, che riguardava il canto. Vabbè, insomma, allora qua ci sono un po'... c'è la tua pagina Facebook dove ci sono alcune... Ieri al Cavola Forum, quel Cavola video. Cavola Forum ieri, 12 ore fa? Questo che cos'è? La Cavola Forum dove eravate ieri? Sì, dove ho preso l'abbassamento di voce. Vabbè, insomma, cose che succedono, dai, credo che in questo periodo, pensi un po', anche la nostra Stefania Mondavalli, afflitta... Ma ragazzi, ma con questo cambio di temperatura, caldo, freddo, freddo, caldo, io non lo so, si vede che a scaricare il furgone... Ma non sono cose che devono fare le ragazze, queste qua, i cambi di furgone... Diciamo, fai lavorare quei Monelli. Monelli sono e Monelli devono restare. Allora, Sabrina, so che fra un po' ti verrà a trovare, perché insomma diciamo che un tuo amico produttore sì. arriverà. Ci siamo, personaggio, ma... uno dei personaggi più famosi non solo a Reggio, ma in tutta Italia. Tutta Italia. Stiamo parlando di Beppe Carlello. Occupi la poltrona su cui si siederà Beppe Carlello. Esatto, il Beppino. Vabbè, signore e signori, allora, notizia. Non l'avevamo annunciato, però fra poco più di mezz'ora sarà qui con noi Beppe Carletti che ci parlerà delle doti canore che oggi non possiamo che sentire. Che oggi non si può sentire. Allora, vamo a far da mangiare, come si dice. Siamo. Vai a far da mangiare? Dov'è? Allora, seguiamo. Buongiorno ancora. Allora, cosa ci prepari oggi, Sabrina? Che almeno dopo manderemo magari un video. Allora, tento di spiegare. Allora, prepariamo un dolce al mascarpone. Siccome ci sono le uova di Pasqua da finire, noi vabbè, abbiamo preso del cioccolato fondente, però ma se avete degli avanzi di uova al cioccolato fondente potete tranquillamente usare quelle. Quindi dolce, mascarpone e cioccolato. E poi prepareremo un risotto
ai porri e speck. Una roba. Speck. Allora, cominciamo a vedere che cosa serve, perché le amiche e gli amici che sono a casa magari ci dicono: anch'io voglio preparare quello che oggi prepara la Sabrina Dolce. Cappello lungo. Adesso me lo leggo, state tranquille, restore. No, no, tienilo così, va bene così. Allora, risotto, speck e porri, che cosa serve? Allora, per mezzo chilo di riso usiamo circa, insomma, due porri, che quindi adesso dopo andremo a pulire, questi vanno benissimo. Sapete che il porro va tagliato qua, perché non si può usare la parte superiore. Perché non si può usare? Perché sono foglie. Vabbè, ma pensa che Branchetello l'altro giorno mi ha detto che il cipollotto, per esempio... È tipo una cipolla, in realtà. Vabbè, ma diceva che le foglie vanno mangiate tutte. La cipolla non usi il fondo, no? Vabbè. Il sopra non lo usi. Vabbè, poi tre fette di speck alte. Sì, le tagliamo per farle a listelli. Sta tornando. Sì, infatti, dai, un po' alla volta torna. Vino bianco. Sfumiamo con un po' di vino bianco e per fare il risotto giustamente ci vuole il brodo di carne. Noi per questione di... L'abbiamo preso già fatto, però le brave resdore, incredibile. Sta tornando, dai. Le brave resdore possono farlo tranquillamente con il brodo di carne che hanno a casa, anzi va benissimo, anche meglio. Cioè brodo di carne, quindi mettiamo manzo, gallina, insomma, facciamo un uomo che sicuramente è più saporito di quello già fatto, però anche se quello già fatto non è male. Allora Sabrina, prima che tu cominci a preparare da mangiare, perché avrei piacere che anche... Beppe Carletti ti conosce come chef? No. Non ti ha mai visto far da mangiare? No, guarda, io e Beppe alla fine ci conosciamo da maggio, diciamo così. Abbiamo intrapreso questo percorso insieme a partire da maggio. Abbiamo fatto un po' di cose, cioè siamo stati anche, non so, in occasioni tipo a cena, no? Eccetera, eccetera. Però cucinare, non mi ha mai visto cucinare. Quindi c'è il caso che oggi rimanga anche stupito da questa cosa. No, e magari ti posso assumere come catering ufficiale durante la tournée dei Nomadi. Addirittura! Magari ospite a sorpresa durante le loro serate a cantare qualcosa e quando magari... Quando mi torna la voce! quando ti torna la voce, questo è evidente. Allora, nell'attesa ci facciamo un pezzo tuo? Che cosa ti vuoi ascoltare, per esempio? Noi abbiamo, adesso ti dico... la tua performance con Omar Kodaz, hai cantato il mio canto libero, dai, con Omar. Dai, la voglio ascoltare. Vuoi fare quella? Sì, dai, va bene. Perché poi abbiamo un video ufficiale che si chiama Salvami. Abbiamo una canzone cantata con i Monelli. Abbiamo un'esibizione. Fate voi, ragazzi. No, per me va bene tutto. Partiamo col Kodaz? Decidito, sì, va bene, perfetto. Non devi spingere in alto. Ci provo, ma non è facile. Ragazzi, oggi la Sabrina, più che dolce, è ispirata. Ecco. Vediamo questa cosa cantata pianoforte e voce con Omar Kodaz. Tra l'altro provata lì, perché... Provata lì al volo, con la serata, stiamo parlando di un paio di sabati fa. Sì, 10 giorni fa. 26. 10 giorni fa. Durante l'esibizione di Omar ha cantato con la nostra Sabrina Dolci, questo è il mio canto libero, lo vediamo. Nome di candela, vai. Ma che dopo sono pericoloso io, al nome di candela. Vado io. Prego, maestro. Thank you.
sorrise della gente, a tutti i suoi ritratti indifferente, sorretto da un anedito d'amore, di vero amore. Il mondo che prigioniero è, respiriamo liberi, io te. Beh, insomma, deve essere stata un'emozione, vero Sabrina? C'è ancora, sì, no. Sabrina, questa mattina senza voce, allora, cercherò di farti parlare il meno possibile, perché tu devi solo tanto fare, preparare da mangiare, però insomma, mi piacerebbe se ci riesci a parlare, com'è stata, è un'emozione cantare col Codazzi. Sicuramente sì, bellissimo. Beh, bellissimo. Veramente. Io solitamente sono molto esplosiva, espansiva. Mi sono completamente bloccata. Beh, lui c'ha un carisma. Emozionatissima, assolutamente. Allora, cominciamo. Da dove cominciamo? Dal dolce o dal riso? Dal dolce. Dal dolce. Allora, cominciamo col dolce. Il dolce non abbiamo visto che cosa serve, però è un dolce che l'abbiamo chiamato mascarpone e cioccolato. Quindi servono 250 grammi di mascarpone. Il menù te lo leggo io, che così avanti di parlare. 3 uova, 5 cucchiai di zucchero, i pavesini, i famosi pavesini, e cioccolato fondente che sicuramente, suppongo, tu dovrai scaldare all'interno di una ciotola, giusto? Sì. Allora, da dove cominciamo? Dalle uova? Cominciamo dalle uova, andiamo a vedere che cosa le uova, mentre sì, insomma, stiamo preparando e mettendo in posto il microfono. Io okay, ricordo grazie. Che Ciao Mamma vi aspetta tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30. E ricordo, insomma, con grande piacere, quest'oggi, questa mattina, ci verrà a trovare Beppe Carletti. Ti ha confermato che viene? Sì, sì, me l'ha scritto stanotte alle 5. Ma era già ancora sveglio? Era appena tornato da Roma.
mi fa, domani mattina alle 11 sono lì. Ma guarda che lui è un caterpillar. Ah, lo so. Fortissimo. Caterpillar. Sì, va sì. Bene, allora, con le uova. Adesso voglio vedere con come riesci a rompere le uova. Ecco, l'avevo già fatto l'altra volta. L'avevo già fatto. Allora, inquadriamo la nostra Sabrina mentre rompe le uova. Un uovo è andato. Quasi. Tuorlo albume, ci mettiamo solo l'albume. L'albume basta. L'albume da basta. Da una parte e il tuorlo dall'altra. Bene, allora. Sono tre le uova. No, certo che sentire parlare la Sabrina. No, ma fatele gli auguri voi che siete a casa. Insomma, fa strano, eh? Una cantante che si ritrova il giorno, non dico del suo debutto televisivo, ciao mamma, ma quasi. È bruttissimo. Cioè, è veramente come, è vero, come fare un gran premio per cercare di vincerlo e la macchina non ti parte. È uguale ieri alla Ferrari. No, però a proposito di tutto quello che è successo ieri, allora, visto che le Ducati, anche se sono di proprietà dell'Audi, insomma, comunque sono delle moto bolognesi, quindi sono emiliani di casa nostra, Iannone. Ma cosa? Ma stavate facendo secondo e terzo, vi buttate fuori da. Ma siete proprio. Ma insomma, ma l'Italia, ma cosa c'è che funziona in Italia? Neanche due piloti italiani che riescono a vincere. E poi Vettel che non parte con la rossa. E poi ieri la Juve fa. Lo sai che la Juve ha fatto in tripletta ieri? Fate il triplete, Napoli, Milan e Inter hanno perso, abbiamo fatto il triplete. Allora, vabbè, dopo queste considerazioni un po' particolari, vediamo di ritornare alla nostra Sabrina. Io devo parlare perché secondo me Sabrina fa fatica a parlare. No, ma... Allora, formaggio, cos'è quello? No, è zucchero. Zucchero. Io ho già preparato 5 cucchiai di zucchero. 5 cucchiai di zucchero. Quindi... Che cosa ti serve? Cucchiai di queste dimensioni. Cucchiai. Adesso controlliamo se... 1, 2, 3, 4... Sono anche abbondanti, guarda. Vabbè, dai, 5, vabbè, abbondiamo, buttacelo dentro tutto, dai. E vai, così. Una bomba di... Quindi, 3 tuorli d'uovo con lo zucchero, 5 cucchiai di zucchero. Ti ci vorrebbe il frullatore? No, no, perché tanto dopo... Dobbiamo... Perché tanto dopo... dobbiamo montare le chiare. Ecco, così sembri la Sabrinovska Dolcevska. Sembri la russa. Potrei parlare in rosso. Vabbè, insomma, dai, noi cerchiamo... Certo che queste ragazze giovani, insomma, vedo che con la cucina hanno una bella... Non è un po' grumoso, Sabrina? No, dopo ci va il mascarpone. Ah, dopo ci va il mascarpone, vabbè. Quindi mischiamo uova e zucchero, facciamo un bel dolce mascarpone che andrà messo in forno o in frigo dopo? In frigo! In frigo. Infatti lo facciamo subito perché poi lo mettiamo in frigo a riposare per mezz'oretta, così si raffredda e poi ce lo mangiamo. O no? Fulvio? No, va benissimo, va benissimo. Tu non lo vuoi mangiare tu? Sì, sì, ma dopo lo smettiamo, figurati. Si deve, vedi, si sta sciogliendo lo zucchero. Uomo di poca fede. No, no, io la fede ce l'ho, lo so che tu sei una, come si dice in dialetto, sei una ragazza sgaggia, non ti lasci intimorire da nulla, eh? Ci provo. Raffa, ce l'abbiamo la musichetta in sottofondo che ci fa sentire più allegri, più sgarzulli? Eccola qua, senti, mo, vai col ritmo. Dai. Dai, voglio vederti domani. Voglio vederti ballare. Dai, balla ritmo. Gabri Ponte. Dai. Inquadratura su Sabrina, musica alta. Vediamo come se la cava a mischiare le uova e a ballare. Dai, balla Sabrina. È un po' difficoltoso. Aiuto. Ma quanto ci vuole ancora per questo, uova? No, adesso vedi che è diventato cremoso. Si è sciolto. Quindi ci dobbiamo aggiungere il mascarpone a questo punto. Bravo! Grande, sì. Vuoi che ti venga a dare una mano? Hai bisogno, no? Che è successo? Mascarpone, 2 e mezzo di mascarpone. E là! Cosa abbiamo in sottofondo, Raffaele? Che musica mi hai scelto quest'oggi? Sulla pagina di Facebook. Che cosa è successo?
Cosa fa? Cosa fa? Vivi, no? C'è una telefonata, andiamola a sentire, dai, intanto, mentre tu mascarponizzi. Aspetta! Pronto, buongiorno! Buongiorno! Con chi parliamo? Porta Silvio, ciao Sabri, cosa ti è successo alla voce? Ciao Silvio! Aiuto, è un disastro, hai visto? Senti, ho visto, c'è troppo freddo la sera. Troppo freddo la sera, magari, sai, troppo freddo. Lei dice che è stata mentre caricava gli strumenti. Sì. Ma chissà che cosa ha fatto, chissà. Non è vero! Chissà, è vero, no, non è la mia. No. No, l'ho persa ieri, ero a Cavola. Eri a Cavola? Ah. Ero al Cavola Forum. C'erano 200 gradi. Cavola Forum, no, dice. Tra l'altro vorrei ricordare la povera macchina di Alex. Cosa ha fatto? Alex, se mi stai guardando, facciamo un minuto di silenzio per la tua macchina. Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? No, è stata una sfortuna. Si è sganciato il freno a mano dal parcheggio, sai che è un po' in discesa. Sono le fantozzate queste. No, te lo giuro, ha preso il campo, cioè, ha preso proprio il campo in discesa, si è schiantata contro un palo della luce, per fortuna che non è andata in mezzo alla strada, però macchina distrutta. Cioè. Ma dai. E sono venuti a recuperare l'ACI e tutta la compagnia. Ma dai. Infatti vorrei un minuto di silenzio per la Golf di Alex. Cioè, quindi col davanti o col di dietro? Dietro, è andata in retro. Quindi si è fermata contro un palo della luce, esatto. A una discreta velocità. Se esatto. Se mi asse distrutto, no, sì, Alex. Alex, chiamaci, che ne parliamo. Questa è una foto che è arrivata direttamente dal nostro collaboratore Dino Valdesalici, già pubblicata su Facebook, come vedi. Ciao, anzi, Dino! La possiamo vedere anche a schermo intero, visualizza a schermo intero, eccola qua. Ciao, Dino! Ti hanno già fotografato dalla TV, sei già online. Insomma, ci mancherebbe che non fosse così. Carino. Allora, comunque volevo dire che io questa cosa non l'ho mai fatta prima, la sto provando a fare adesso. Questa torta qua? Quel dolce al mascarpone, dolce qua. Sì. Nel senso sperimentiamo. Che mi fate da cavie. Ma vabbè, adesso voglio dire, gli alimenti sono quelli che sono. Torta con intanto zucchero, 5 cucchiai, 3 uova e 2,5 di mascarpone. Questo è quello che sto ottenendo, va tutto mischiato. Secondo me se ci fosse un frullatore elettronico magari potresti fare prima, giusto? Ah, mentre ce l'ho qua. Mentre tu giri il tuo dolce, sì. Ci facciamo un altro video? Dai, grandi! Anche perché, cioè, a parlare io sto ridendo, ci facciamo un sacco di risate, ma non so quanto si capisca da casa. Fatemi, no, si capisce. Fatemi capire se si capisce tutto bene o no. Dai, ti dedico questa cosa, non tua, però un cartone animato, si chiama Super, perché oggi sei veramente super. Grazie. Di Giampiero Vincenzi, lo conosci? Sì, ecco, sta facendo delle cose molto allegre. Un bel cartone animato, magari cartone animato. È un'animazione. Super come la benzina e come la nostra Sabrina Dolci, che quest'oggi, nonostante la sua voce rauca, l'ho avuto anch'io la scorsa settimana, ci è venuto a trovare e riesce in ogni caso a parlare. Partiamo con Super. Vai. Orchestra Vincenzi, eccolo qua per voi. Vai con Sentimo e ti voglio vedere ballare. Voglio vederti ballare. We'll be right back.
sulle mani, ma siete nell'officina, nel magazzino di Ciao Mamma. Come sentite, stanno trapanando, ma che dico trapanando? Stanno sbattendo, ma che dico sbattendo? Stanno turlupinando, perché stai prendendo in giro questi poveri albumi. Li stai prendendo in giro perché li fai girare, è vero? Non parlare, non parlare perché sei senza voce. Parlo io, non senti niente. Ma non avevi uno un pochino più silenzioso di questi fai qua? Allora, signori, questo era super, non vi è venuto da dire sulle mani, è vero Raffa? Sulle mani. Io, ragazzi, quando sento un disc jockey, un animatore, che dice sulle mani, se ci fosse un bazooka con, non so, un proiettile da 35 mm, dai, non si fa, sulle mani ormai, no? È una roba, non fatelo, ditelo ai disc jockey, ditelo all'orchestra, sulle mani, ma sulle mani lo faceva Simone 50 anni fa, se ve lo ricordate il ballo di Simone? Butti in aria le mani. No, Sabrina, come vedete, inquadra questa cosa, questa bella, questo bello, ecco qua, Sabrina impegnata nel sbattimento dell'albume, sta montando a neve, questo è quello che naturalmente succede quando arrivano i nostri cuochi, io imparo delle cose, le imparate durante ormai tanti mesi, siamo alla 140esima puntata più o meno, Luca no, quanto, più o meno, siamo a 140, ma facci il conto, sei tu il... Non c'è, c'è, abbiamo finito. No, mettitelo così, dai, fai My name is Dolci, Sabrina Dolci. No, però devi inquadrare lei. Aspetta, torna a fare. My name is Dolci. Madonna, che voce sensuale che ha. Da trans. Abbiamo finito di montare neve? Sì. No, oggi non fateci caso, però purtroppo la stiamo mettendo in ridere per rendere un pochino più così accettabile il fatto che la nostra Sabrina... Oh, sono cose che capitano ai vivi, eh! Non certo capitano ai vivi, certo, ma insomma poi avrai modo di migliorare, devi solo stare in silenzio un po', riposare la tua voce, qualunque otorino, qualunque pedologo ti direbbe le stesse cose. Sì, infatti adesso per una settimana non parlo perché più. Ho detto pedologo? Senti, senti che da casa mia stanno esultando. Perché una settimana che non parlo. Perché ho detto pedologo? Volevo dire logopedista. Sì, pedologo, non lo so. Non lo so, effettivamente non scusate, lo so. No, stamattina la stiamo mettendo un po' così sul ridere, insomma anche perché credo che la cucina sia uno degli aspetti più divertenti. Mi è capitato di vedere Cannavacciuolo ieri nelle cucine da incubo. Sì. Cioè, praticamente vedo delle robe che insomma ti fanno sorridere, ti fanno ridere. Anzi, adesso faccio una cosa, inquadra Sabrina, per favore, perché mi devo spostare. Cosa stai facendo? Visto che mi assomigli un po', prima di mandare la pubblicità, visto che mi assomigli un po', Cannavacciuolo, come dimensioni, mentre tu... No, ti do la botta! Esatto. Non si fa così! Ma non si fa così, Sabrina. Guardo, come ma che stai a fare? Sto mischiando le chiare con tutto il resto. È un'operazione delicata, perché se mi si smontano è un macello. Va bene, c'è la pubblicità, state con noi. Sono le 11, dovrebbe arrivare Beppe? Sì, più o meno. Adesso ti metti in riga lui. Adesso vado a chiamarlo, gli chiedo dove... Una collaborazione artistica molto importante che la nostra Sabrina ha con Beppe Carletti. E quindi Beppe Carletti, leader storico dei Nomadi, ma non c'è bisogno che ve lo presenti. È già arrivato? No, sento una voce di là, no. Intanto mandiamo la pubblicità, linea alla rete, questa è Ciao Mamma, oggi 4 aprile, sembra il primo d'aprile che stiamo facendo degli scherzi. Io ho fatto il pesce d'aprile, tu l'hai fatto. A me? Sì, sono messa così. No, vabbè, posso sentire come è venuto intanto prima? Sì, sì, era ancora da mischiare a modo. Beh, però intanto sentiamo un po', diciamo... Senti. Sentiamo un po' com'è. Lo sai se ci ho messo il sale al posto dello zucchero? No, non ci ho messo il zucchero. Ah, voglio. Andiamo bene così. Va bene. Linea alla regia, torniamo subito.